Nocera Terenese, Settimana Santa. Popolo di oltre 6.000 abitanti, uno dei momenti più suggestivi della comunità di questo paese. Una rilevanza particolare per la processione del Sabato Santo. In questa occasione ogni anno la comunità ripropone al mondo intero un rito molto importante, i vacchenti. I vacchenti, una tradizione e soprattutto è una devozione di questo popolo calabrese. Diciamolo pure, questa tradizione di questo popolo resiste da tantissimi anni e nonostante i tentativi di divieto di questi riti. Settimana Santa che ha inizio Domenica delle Palme e arriva al Sabato Santo con riti e funzioni sacre, momenti importanti e Venerdì Santo per quanto riguarda la sua funzione religiosa. Sabato, cioè oggi, la processione per le vie con un percorso ben preciso da tutti i noceresi che raggiunge tutte le chiese e gli sepolcri preparati ovviamente da tutti i fedeli. Una tradizione molto importante, come già detto, è per questa comunità oggi che merita tanto, veramente tanto rispetto e amore per la loro fede. Una comunità che custodisce di generazione in generazione precisi valori umani e soprattutto affettivi verso chi crede alla religione e soprattutto crede in se stesso. Salve a tutti, eccoci ancora a Nocera Terenese, nella giornata più importante del nostro comune, del mio comune, la giornata dei vattienti. Chi meglio di Antonio Macchione, storico di Nocera Terenese, membro storico anche della Proloco, ci può dare una delucidazione maggiore di quella che abbiamo detto noi comuni mortali. Antonio, i flagellanti o i vattienti, chi sono? Allora, io utilizzo le parole del professore Ernesto Pontieri per definirli. I vattienti sono uomini che adempiono il voto o praticano la disciplina. Ognuno sono membri della comunità nocerese che decidono di fare questo voto alla Madonna, che decidono di offrire il sacrificio del sangue e lo fanno per vari motivi. Voto, abbiamo detto, devozione, grazia ricevuta, ci sono una serie di motivazioni che spingono questi vattienti a questo gesto cruento e sicuramente la cosa che emerge è che fanno un sacrificio di sangue, offrono cioè metaforicamente la propria vita, perché il sangue è vita. Hanno un'origine concettuale antichissima, perché concettualmente li possiamo far risalire al movimento dei disciplinati, alle attese millenaristiche di Raniero Fasani, di Gioacchino da Fiore. Quello è il periodo, insomma, di massima crisi spirituale del Medioevo europeo, e da lì sicuramente, da una
deviazione di quel movimento sono nati a Nocera, probabilmente come movimento dei flagellanti, non dei battenti. Sono stati introdotti sul finire del Medioevo, quando in Calabria, nell'Italia meridionale in genere, si registrò una forte presenza di flagellanti. E flagellanti che erano legati anche agli ordini mendicanti, e non a caso in quel periodo i francescani fondarono il convento di San Francesco a Nocera, una tra le strutture conventuali cenobitiche più belle che abbiamo nel nostro paese. Sicuramente il rito poi ha subito un'influenza spagnola, ma è stato ripensato, a mio modo di vedere, o modo di pensare questo, da studi fatti, in età moderna, sicuramente a proposito di, in concomitanza con le varie sciagure sismiche, 1638-1783, per citare le maggiori, che hanno prodotto numerosi danni non solo a Nocera ma un po' a tutta la Calabria. Mi dà modo di pensare questo il fatto che per esempio dopo il funesto terremoto che ebbe come epicentro il Lametino del 1638, il vescovo di Martirano si mise proprio al capo di una processione penitenziale in cui si fustigavano a sangue. È probabile che in quel momento storico così concitato e particolare abbia avuto, tra virgolette, origine la pratica penitenziaria nocerese. Bellissimo, hai detto una cosa giusta. Tempo fa il vescovo di Martirano si unì alla processione e negli ultimi anni, negli ultimi decenni, si poteva, nell'ultimo secolo, la Chiesa non è mai stata, non è stata sempre molto vicina ai flagellanti. Addirittura ci fu qualche anno fa, molti anni fa, la Chiesa vietò, ci fu il divieto dei flagellanti. Come la vive la Chiesa questo momento storico di Nocera? È ancora contraria oppure si è un po' ammorbidita la curia verso i nostri confronti, verso la nostra, una delle tradizioni, ripeto, la più bella, la più forte e quella più sentita da tutti noi? Beh, questo non sta a me dirlo come la vive, perché bisognerebbe chiedere ai diretti interessati. Io credo che adesso, rispetto agli anni 50 in cui si registrò il divieto di Sabba, di Monsignor Sabba, adesso ci sono posizioni diverse da parte della Chiesa, che guarda con rispetto, ecco, guarda con rispetto al nostro rito, anche se fino agli anni 70-75 ci sono stati alcuni giudizi, tra cui quello di Monsignor Palatucci, espresso in una rivista, Sociologia, una rivista molto importante, che insomma riteneva ancora questa cerimonia come un retaggio di qualcosa di magico, ecco, che attirava, insomma, lui metteva in evidenza il fatto che attirasse l'attenzione degli osservatori di costume, di antropologia, di etnologia. Sicuramente c'è una maggiore considerazione, sicuramente la Chiesa sta riflettendo su questi flagellanti. Sì, è vero, oggi è una giornata molto particolare per noi nocesi. Il bello di venire oggi a Nocera è, in alcuni punti si nota il silenzio, la preparazione, ma scendiamo un po' nei particolari. Il vattiente, il rito, come è vestito, ci spieghi anche come si veste, il sughero, ci dici qualcosa in più, così facciamo conoscere ai nostri amici ascoltatori che, mentre vede le immagini, come si vestono e quali sono le metodologie, gli strumenti che usa il vattiente. Il battente generalmente è vestito con degli abiti scuri, un pantaloncino corto, una maglia di colore scuro, nero preferibilmente, sulla testa indossa un mannile, un copricapo di seta nera, su cui poggia una corona di spine, un serto proprio di spine, che è detta in dialetto locale sparacogna, mentre utilizza per la flagellazione due dischi di suvero del diametro di circa 10-12 cm,
uno interamente in sughero liscio su tutte e due le facce, chiamato rosa, che serve per detergere la gamba, per spingere il sangue verso terra e per arrosare, ecco, per iperemizzare l'epidermide, e l'altro è il cardo, analogo disco di 10-12 cm, su cui però sono infissi con una colata di cera 13 lanze, cioè 13 pezzettini di vetro che fuoriescono da questa cera 1-2 mm e che forano questa epidermide arrosata, favorendo il defluvio del sangue. Accanto al battente c'è l'eceomo, che rappresenterebbe l'eceomo di Pilato, aceomo in dialetto, vestito, abbigliato con un panno rosso, e che reca sul petto e spesso anche sulle spalle l'effigie, il sangue del battente, a testimonianza proprio di questa assimilazione al Cristo flagellato. Accompagna questo duo un terzo personaggio che si è imposto dagli anni 70 in poi nel rito, ed è il cosiddetto portatore di vino, cioè colui che con una tanica dietro porta proprio del vino col quale i battenti, quando rinnoveranno l'offerta del sangue, detergeranno le proprie gambe. Ultime due domande ad Antonio, che è molto preparato, e io sono contento di avere un amico così preparato a Nocera Trevinese. Sentirlo, anzi ascoltarlo, quando parla delle nostre tradizioni, dei nostri riti, veramente è qualcosa di magico, qualcosa di spettacolare. L'ultime due domande, poi ti lasciamo libero, so che sei impegnato in altro, e ti lasciamo continuare questo sabato di passione per noi tutti noceresi. L'anno scorso si parlava dei battenti come patrimonio dell'UNESCO, hai letto sicuramente qualcosina, ti ricordi qualcosina? È caduto tutto in una bolla d'aria, è scoppiato tutto, o ancora c'è possibilità che questo rito venga riconosciuto come tale anche dal patrimonio dell'UNESCO? Beh, io ho letto delle cose, però non sono aggiornato su quella che è la procedura, diciamo, da seguire. Credo che il nostro rito meriterebbe questa tutela, io mi esprimo in questi termini perché non conosco bene l'iter, credo che meriterebbe la tutela, perché è un rito che ormai si perpetua da secoli ed è sicuramente testimonianza non di un'identità locale, ma di un'identità regionale. Ultima domanda, abbiamo questa processione di oggi, i battenti vengono accompagnati dalla nostra pietà, bellissima, piccole differenze con la pietà di Michelangelo, quella nostra guarda in alto, quella guarda il Cristo, ci puoi dare qualche notizia in più sulla statua della Madonna? Ma la Madonna è sicuramente una scultura di scuola napoletana, così come gli specialisti di storici dell'arte l'hanno datata del XVI-XVII secolo. Io dal punto di vista artistico non sono uno specialista, quindi non mi addentro in giudizi che potrebbero essere poi erronei. Dico solamente che l'umanità che trasmette questa statua, proprio quella di una mamma sofferente, la rende unica e particolare anche rispetto alla pietà bellissima, stupenda di Michelangelo. Perfetto. Stasera si mangiano nel cotoletto.